Buonasera, buona domenica a tutti. Eccoci qui per un nuovo appuntamento dolce, vero? Vi ricordate? Io vi guardo un attimo da qui per vedere se arriva la notifica. Vediamo un pochetto. La notifica è arrivata. Vediamo chi si connette con me per realizzare insieme. Vi ricordate la volta scorsa parlammo della regina di Pasqua, della Pasqua, che è la pastiera. Allora, vediamo chi è con me e se questa volta riusciamo a vedere i benedetti commenti. Maria, buonasera! Buonasera. Ah, eccoci qua! Ci siete? Eccoci qua, benissimo! Allora, oggi come vedete ho con me il mio diario, perché allora la pastiera è un dolce che noi facciamo a Pasqua, no? È un dolce che spesso tante persone o si sfocciano per la mancanza di tempo, o chi magari non riesce. O chi magari mi ha detto ci vuole troppo tempo e ci vogliono troppi ingredienti. In realtà sono tre step da fare, ma tutti in una volta. E io per non dimenticare gli ingredienti, questa volta me li sono scritti anche perché ho dimezzato la dose. Allora, dietro alla pastiera c'è una storia, c'è una leggenda, la leggenda della sirena Partenope che arrivò qui nel Golfo di Napoli con il suo canto melodioso. E i napoletani per omaggiarla le regalarono sette doni: la farina che rappresentava la ricchezza, le uova, la fertilità, gli agrumi, quegli odori della nostra terra e tante tante altre cose. Poi ancora c'è un'altra leggenda che ci racconta e ci dice che la pastiera è stata creata dalle monache del convento di San Gregorio Armeno. E fecero proprio questa pastiera, va bene? Unirono quelli che sono gli ingredienti della terra a quelli che sono gli ingredienti della vita che vengono rappresentate dalle uova e quindi fecero questa pastiera. Se non che noi, come da tradizione, la pastiera si prepara il giovedì santo per poi mangiarla la domenica di Pasqua. Ma noi la facciamo adesso, quindi la prepariamo insieme. Se volete scrivervi, iniziamo a scrivere gli appunti degli ingredienti, ma io tanto comunque domani vi posterò la ricetta. Iniziamo con la pasta frolla. Allora, la pasta frolla, semplicissima. Prendiamo le uova, buonasera, buonasera, ecco, vi vedo, che bello, Pasquina, Serena Marocchi, ok. Carmela, buonasera. Aspettate, fatemi leggere. Allora, la frolla. Tre uova intere, ecco qua. Iniziamo con le uova intere. Mari, buonasera! Buonasera! La sentite la musichetta di Maria? Ciao Carmela! Sì, ti mando un bacio Carmela, Maria! Ciao. Giovanna! Allora, mettiamo le tre uova. Qui mettiamo un pizzico di sale. Poi mettiamo una vanillina. Carmela, vediamo chi c'è più. Simona, ho letto la Simona, Rosalba. Mi raccomando, condividete la diretta e abbiate un po' di pazienza perché voglio farvi vedere tutti i passaggi. Un po' di cannella, pizzico di cannella. 200 g di zucchero semolato. Mescoliamo. Allora, nella pasta frolla della pastiera, non va il lievito. Perché il ripieno è bello morbido già e quindi ammorbidisce di per sé già la frolla, quindi e lieviterà in cottura, già il ripieno crescerà in cottura, quindi non occorre lievito nell'impasto. Poi c'è chi lo mette, ma ognuno ha la sua ricetta. Io vi sto girando, facendo vedere la ricetta, quella che faceva mia mamma. A questo punto andiamo ad aggiungere 200 g di burro a temperatura ambiente. Allora, burro, potete metterci anche invece del burro 200 g di sugna o strutto, oppure fare 100 g di burro e 100 di strutto. Io vado con il burro e vado a lavorarlo con le mani. Qua dobbiamo andare per forza di mani. Allora, fatemi vedere. Ciao Graziella, Enza, mi raccomando, condividete la diretta, eh? Allora, oggi è la Domenica delle Palme, buona Domenica delle Palme a tutti. Siamo
si ha inizio così, con la Domenica delle Palme, l'inizio della Settimana Santa. Stamattina siamo stati a benedire le palme. Spero che anche voi, Ciao Rosa! Allora, fatto questo con le mani, potete anche farlo nella planetaria, Fate voi. Allora, occorreranno più o meno 500 grammi di farina. Diciamo più o meno 500 grammi, però 3-5-600. Allora, 150, sempre col bicchiere dosatore, io vado. E siamo a 300, iniziamo a mescolare. Mescoliamo con le manine. La sorella di Sofia, ciao tesoro, un bacione, bacione anche a te Maria. Ciao. Ciao bella. Sì, ci siamo conosciute da poche fuori al negozio con tua sorella, che bello tesoro. Buona domenica Rosy anche a te. Allora, qua dovete avere un po' di pazienza, Perché dobbiamo farla bene bene, ovviamente. Mettiamo altri 150 e altri 150. Quindi siamo più o meno, ve l'ho detto, 500-600 grammi, se non pure qualcosina in più. Allora, andiamo a mescolare bene, bene con le mani. Questi ingredienti, ovviamente la pasta frolla, io la preparo sempre molto prima, perché deve essere messa in frigo. Inoltre, potete anche prepararla il giorno prima e tenerla poi in frigo e uscirla mezz'ora prima dell'utilizzo. Portiamo sul piano di lavoro. Allora, questo non ci servirà, ovvero ci servirà dopo. Qui con un po' di pazienza dobbiamo assemblare il tutto. Allora, ciao Maria e Granato, un bacione, sì Maria ricambio a tutti, Teresa, Anna. Allora, un po' di pazienza, sempre andiamo bene bene perché si deve formare, dobbiamo formare un bel panetto sodo e liscio, poi lo andiamo a mettere in pellicola e lo andiamo a mettere in frigo. Io il panetto, quello da riposo, già ce l'ho e ve lo faccio lì. Pure perché questa frolla dobbiamo cercare di non lavorarla troppo perché si surriscalda e dobbiamo metterla in frigo perché così poi dopo la riusciamo a stendere per bene. Perché il dramma della pastiera sono le strisce. Sono le strisce perché poi sono quelle che sono un po' più rompi da stendere, Allora, ciao Vera! Allora, il panetto andiamolo a bello ad agglomerare bene bene e poi eccolo qua. Allora, questo è il panetto che adesso andiamo a mettere, vedete? Lo andiamo a mettere in frigo. Va bene, allora mi ripulisco un attimo le mani mentre facciamo vedere un po' questi fiorellini di campo che io li raccolgo sempre perché mi piace il colore giallo sole. Allora, fatto questo, mi ripulisco un attimo le mani e vado a ripulire anche un attimino, togliamo le bruciolette qui. Ciao Giuseppina, facciamo la pastiera Giuseppina. Facciamo la regina di Pasqua, come dicevo la volta scorsa, Allora, fatto questo, adesso andiamo a fare il ripieno. Ci occorrerà ricotta di pecora setacciata, crema pasticcera, cedro bianco a dadini, poi grano passato. Una parte la lasciamo intera di grano. Ci occorrerà zucchero semolato, fialette di millefiori e fiori d'arancio e vanillina. E ovviamente le uova. Allora, siamo pronti? Eccoci qua, dove siete? Carolina, Serenella, eccoti qua, te sono bello, buona Domenica delle Palme. Allora, mezzo chilo di ricotta di pecora. Vanillina, seguitemi, seguitemi, perché dopo questo abbiamo finito. Allora, andiamo a mettere vanillina, un po' di cannella, pizzico, mescoliamo bene bene, 400 g di zucchero semolato.
mescoliamo. Questa è una crema che potete, come dicevo prima, prepararvi anche il giorno prima. Andiamo a mescolare bene bene. Poi aggiungiamo alla crema ricotta la crema pasticcera, che è 1/4 300 grammi. Quella classica, se andate sulla mia pagina, trovate come la faccio io, va bene? Ecco qui, e mescoliamo. Dopodiché mescoliamo sempre bene bene. Ciao America, Attilio, Lucia. Mescoliamo sempre. Andiamo ad aggiungere il grano. Allora, che cosa ho fatto? 500 g di grano precotto, l'ho bollito con 300 ml di latte, un pizzico di sale, una vanillina, una scorza di limone e un pezzetto di burro. L'ho fatto stare su in pentola tipo una ventina di minuti fino a che il latte si asciugava. Poi una parte l'ho lasciato così, quindi intero, e poi una parte l'ho invece frullato, vedete? Quindi andiamo a versare il tutto all'interno. Creiamo un'unica crema. Ok. E andiamo a mescolare bene bene. Ciao Lucia. Lucia Montebruno, ho letto bene? Ho letto benissimo. Condividete la diretta, mi raccomando. Questa è una super ricetta di Pasqua. Quindi mescoliamo, mescoliamo. A questo punto aggiungiamo un po' di cibo bianco. In realtà c'è chi lo mette colorato. A me onestamente non piace aprire la pastiera e vedere tutti quei colori tipo arlecchino. Quindi metterò giusto una manciata di questo cibo bianco e vado a mescolare. E mescoliamo bene bene. A questo punto andiamo ad aggiungere. Fatemi leggere perché non voglio sbagliare. Allora, il ripieno qua mi dice 4 uova intere e 2 rossi, quindi facciamo 4 intere, 1, 2, 3, ma rialza un pochetto, non si sente proprio la musica, ma di poco, Ciao Carolina, Anna, mescoliamo un attimo questi qua, facciamo assorbire. Facciamoli assorbire bene bene bene, mescoliamo. Giovanna, stiamo facendo la pastiera di Napoli, di Procide. Mescoliamo e aggiungiamo qui solo 2 rossi, quindi piano piano io vado a mettere il bianco qui. Vado a separare, uno, prendiamo l'altro, ecco qua, la cannella l'abbiamo messa, la vanillina pure, manca un pizzico di sale e l'essenza, i fiori d'arancio e i mille fiori. Mescoliamo, facciamo assorbire anche i due tuorli. Ciao Maria! La dose della pasta frolla, allora 600-650 g di farina 00, 3 uova intere, 200 g di burro, 200 g di zucchero, una vanillina, un pizzico di sale e queste. E un po' di cannella se ti piace dentro alla pasta frolla. Abbiamo fatto, Andiamo ad aprire. Questa è la mille fiori. Mettiamoci. Aspettate che io... Ciao Maria Rizzo, Edi, qua devo fare con questo altrimenti mi taglio, perché è una fialetta. Ok, uno, e questo darà la profumazione a tutta la pastiera. Questa e poi ho l'altra che è i fiori d'arancio. Sempre una fialetta, quindi devo fare attenzione, perché una volta mi sono tagliata, c'ho un taglio dolce questo vetro qua. Che profumo! Ecco qua. Allora, questo è il ripieno della pastiera,
La pasta frolla che mi ha seguito dall'inizio, l'avete vista? Facciamo vedere da vicino, mentre io mi sposto queste cosette qui. Ecco qua, facciamo vedere, guardate che cremosità e che profumo che non potete sentire, avete ragione, perché siete lontani, ma vi garantisco che c'è un profumo meraviglioso, veramente, veramente doc. Ecco qua. A questo punto prendiamo un mestolino, lasciamo qui, uno stampo, io vi faccio vedere uno stampo da 20 cm, quindi andiamo a fare questo qui. Ovviamente l'impasto, il ripieno, possiamo, insomma, con il ripieno possiamo farne tre di queste, o una più grande, o vedete voi le varie misure. Io al bar ho fatto anche quelle di piccine e le monoporzioni, quindi vedete voi, insomma. Allora, questo andiamo, come sempre, a imburrare con il mio spray staccante. Va bene? Fatto questo, io prendo la frolla che ho preparato stamattina ed è uscita una mezz'oretta fa dal frigo, ok? Quindi, facciamo così, le uova qui sono, non ci interessano più perché le abbiamo fatte. Facciamo così, prendiamo la frolla, ok, tagliamone una parte, vedete com'è la consistenza, come si asciuga in frigo, perciò ho detto non la dobbiamo lavorare molto, eh? E oltre quei grammi di farina non andate perché altrimenti si indurisce troppo. Allora, ciao Rita, facciamo la pastiera, Giovanna Roma è sempre in forma, insomma. La maglietta di maschera. Allora, mettiamo un po' di farina qui e qui. Stendiamo. Vi faccio vedere. Ecco qua. Poi ovviamente se si rompe un pochetto lo aggiustiamo con le mani, eh? Non è che dobbiamo fare, come dico io, i geometri, eh? Piano piano, non vi preoccupate. Ecco qua, andiamo a sistemare bene bene sui bordi, guardate, ecco qua, togliamo l'eccesso di impasto, andiamolo bene bene a livellare, vediamo. Sì, tesoro, è molto facile da fare. Se rivedi dopo l'inizio, dopo memorizzo la diretta, quindi se rivedi, Adri, se la rivedi dopo, vedi che è facilissima da fare, veramente non ci vorrà nulla. Allora, questo e l'abbiamo fatto. Vedete? Facciamo vedere? Ok? Adesso mettiamo, facciamo vedere bene bene l'impasto da vicino. Li prendiamo bene bene, mettiamo all'interno, dobbiamo riempire quasi tutta la pastiera, eh? Quindi non fate i tirchi, siate generosi, eh? Mettete un buon ripieno. Mi raccomando, vi faccio vedere fino a dove dobbiamo farcire, così non ci imbrogliamo. Dovete lasciare giusto, diciamo, un centimetro dalla crema all'altezza del bordo, va bene? A questo punto ci facciamo due risate per fare le strisce e che Dio ce la mandi buona. Allora, con le strisce io non sono molto brava a decorare, ci provo, l'importante poi è, come dire, è la consistenza, il sapore, no? È vero? Allora, Flora! Sì, fai la pastiera! Tutti a fare la pastiera! Allora, facciamo così, vedete? La pastiera rigorosamente deve essere preparata con 7 strisce. Michela, perché 7 strisce? Perché dietro c'è la storia. Perché le 7 strisce rappresentano le strade più antiche di Napoli.
che rappresentano il centro storico di Napoli, che sarebbe la zona di San Gregorio Almeno e dei Cumani. E le stradine che si intrecciano, le sette stradine che si intrecciano, rappresentano, se vengono rappresentate dalle sette strisce della pastiera. Quindi la pastiera e le strisce sono sette. Ah, mo, quattro sopra, tre sotto e viceversa, basta che sono sette. Vabbè. Brava Anna! Beh, ecco qua, vedi, ti ho letto, sette strisce. Io ci provo, facciamo queste strisce, poi vediamo che succede. Allora, una, dopo tagliamo l'eccesso, poi due, sono quelle quando facciamo le monoporzioni, essendo piccine, sette non le possiamo fare. Allora, qua, vedete, me ne sono venute tre. Mo, dall'altro lato, dobbiamo farne capitare quattro. Strangers in the Night. Grande Papetti. Ah, Elio non c'è! Elio! Allora, grazie Mary! Proviamo. Vediamo, facciamo così. Lo sai Giovanna che sono sette strisce? Allora, qua ne dobbiamo mettere altre due, eh? Poi vi faccio vedere la pastiera finita. Mo dovete aspettare, eh? Perché poi in tutto questo, quello che è proprio scocciante è la cottura. Io mi ricordo le prime volte quando le preparavo, la cottura era una botta in fronte, come si suol dire. Non mi riusciva quasi mai, dopo tanti tentativi, o mi veniva crudo, mi veniva bruciata, o mi veniva così e così. Poi col tempo, con gli anni, dopo che ne ho fatte tante, ho imparato. Però non vi spaventate, oggi abbiamo tutti dei forni elettrici, prima si utilizzavano quelli a gas e col pentolino dell'acqua e si bruciavano, non ne parliamo proprio, invece adesso abbiamo tutti i forni elettrici. E che ve lo dico a fare? Allora, vedete come si tagliano bene le strisce? Perché la frolla va fatta riposare in frigo, mi raccomando. Vedete, ne resta ancora abbondante per fare il restante qui della crema. Allora, questo a noi adesso non ci interessa. Tagliamo un attimino le strisce in eccesso, sto coso qua manco ci interessa. Pressate bene per evitare che affondi. Facciamo piano piano. Io dopo le devo infornare, quindi le vado a completare dopo le altre. Basta che vi ho fatto vedere questa. Questo è il procedimento, eh? Quindi non vi scocciate, non dite che è difficile, perché non è assolutamente vero. Questa è la pastiera dei sapori di Procida di un tempo, eccola qui, preparata insieme a voi. Questa va in forno ventilato, preriscaldato, 180 gradi per 45-50 minuti da controllare. Vi dico una cosa, quando è che la pastiera è pronta? Quando è che la pastiera è pronta? La pastiera è pronta dopo 40-45 minuti, vedete che la frolla si inizia a staccare dai bordi. Quando la frolla si stacca dai bordi, la dovete togliere dal forno. E vedete che la pastiera inizia, prima si gonfia, poi si abbassa ed inizia a segnare delle strisce come se si volesse aprire. Non vi preoccupate, non succede niente. Dopo si assetta di nuovo. Va bene? Quindi questa io dopo piano piano la vado a infornare insieme alle altre. E questa qui adesso vado a togliere perché io voglio far vedere la pastiera, quella che ho preparato per voi già pronta. Fatemi ripulire un attimo il tavolo, così vi faccio vedere la pastiera, quella buona buona. Allora, aspetta, che dici Adri? Sì, la puoi preparare anche il giorno prima, Adri, e la esci fuori una mezz'oretta prima. Eccola qui. Guardate che meraviglia, che ve lo dico a fare. Guardate,
Uno spettacolo! Elio, ci sei anche tu! Buona domenica delle palme! Alex sta seguendo, un abbraccio a tutta Caserta! Guardate! E dulcis in fungo, se vi piace, un poco, ce la mettiamo? Ecco qua! Maria, un attimo la tua... Mi dai un attimino la tua, il tuo telefono? Che dite, vi piace? Adesso l'apriamo! Mary, che dici? Anna, grazie! Adesso l'apriamo, non andate via, condividete la diretta! Allora, vediamo. Facciamo così. Mamma, quanto è bella e che profumo! E vi dico pure un'altra cosa, la pastiera più riposa, più è una favola, più è buona. Quindi fatela, lasciatela un giorno a riposo, ma anche due, e poi mangiatela, gustatela insieme agli amici, alla famiglia. Fate festa perché la regina della Pasqua è proprio la pastiera, insieme al casatiello, insieme al tortano, sugno e pepe, che poi vi farò vedere, l'apriamo? L'apriamo insieme questa reginella? L'apriamo? Vediamo che succede. Facciamo vedere sempre, Guardate, guardate come frolla quella, la prima fetta è sempre un poco più monella, però, monella o non monella, io ti apro lo stesso, eccoti qua. Vediamo che succede, vediamo se riusciamo a prenderla intera. Mamma mia, e che ve lo dico a fare? Ta-ta! E Pasqua fu, diamo inizio alle danze, alla Santa Pasqua, con questa meravigliosa pastiera, guardate. Che ve lo dico a fare? È troppo una favola, troppo bella. Ecco qua, meravigliosa, avete visto? Edri, Ilaria, Giovanna, Giuseppini, mi raccomando, fate questa ricetta, vieni Mary, questa è la ricetta di mamma, della buon'anima di mia mamma, e io non la cambio con nessuno, perché garantito 100-100, che è veramente una favola, E veramente la condivido con tutti voi con immenso piacere e con tanto tanta felicità, anche perché mi ricorda mia mamma, che questo periodo un po' come Natale facevamo tutti questi dolci. Quindi, allora, Maria Pia, allora che cosa voglio dirvi? Innanzitutto, se fate questa domani, non vi preoccupate perché vi posto tutto passaggio per passaggio, e per chi ha un po' di difficoltà andasse per rivedere il video, insomma può scorrere avanti, indietro, vedere il momento che io faccio il ripieno se avete difficoltà, ma avete visto, non ci vuole niente, l'importante è prepararvi tutti gli ingredienti anche il giorno prima, ancora meglio pure il ripieno se lo preparate il giorno prima, quello si uniscono meglio, si mescolano tutti i sapori, quindi ancora meglio. Quindi fatelo pure il giorno prima e non vi preoccupate. Poi la cottura vi ho spiegato. Forno ventilato, 40-45 minuti, 180 gradi. Allora la pastiera sarà pronta quando sarà bruna, così questo colore, e quando si inizierà a staccare dei bordi dal ruoto, il cosiddetto ruoto d'alluminio, che è lo stampo, è il nostro stampo. Poi nel forno invece, se avete il forno tradizionale, 190 gradi per gli stessi minuti, va bene? Quindi, essendo che un'altra cosa volevo darvi, un altro annuncio, essendo che noi qui a Procida festeggiamo la Santa Pasqua, da domani inizia la settimana santa, facciamo una grande festa, il giovedì di passione, facciamo il venerdì la processione, ci sono i ragazzi ecco, che rappresentano, realizzano dei misteri, preparati proprio da loro, che rappresentano alcuni momenti della vita di Gesù, li portano su dei carri, quindi facciamo una grande processione. La sera prima ci sarà la Via Crucis il giovedì, quindi non farò la diretta il giovedì perché io vivo questi momenti da sempre,
e tutt'oggi li vivo insieme alla mia famiglia e agli amici e a Procida. Quindi faremo la diretta mercoledì, anticipiamo, anziché giovedì la facciamo mercoledì alle ore 20 e domenica invece, perché Pasqua, la facciamo sabato, va bene? Poi vabbè, poi ci vediamo mercoledì e vi annuncerò la successiva diretta. Nelle storie, seguite le storie, perché io lì vi posterò tutto. Allora, grazie signori, grazie veramente a tutti quanti voi, perché siete stati in tanti anche stasera. Dopo vi leggerò tutti, vi risponderò a tutti, non vi preoccupate. Iniziamo. Allora, il mio libro, eccolo qui. Volevo dirvi, ecco qui, che anche in tanti siete stati ad acquistarlo. Continuate a messaggiarmi in privato, ve lo spedisco tranquillamente, mandatemi un messaggio in privato per chi vorrà, e vi posso anche dire che ci sono alcune ricette di Pasqua, tra le quali c'è, vi faccio vedere, aspettate, vi faccio vedere, c'è il tortano, sugno e pepe, che è proprio il tipico tortano di Pasqua, che poi faremo, magari se abbiamo un po' di tempo, anche in diretta. E c'è anche un panettone di zucchero, che lo facciamo qui a Procida per la tradizione di Pasqua, va bene? Quindi questo libro, mi raccomando, perché ci sono tantissime ricettine belle belle da vedere, quindi per chi volesse acquistare il libro vi può contattare in privato e poi ci mettiamo d'accordo per la spedizione, in 2-3 giorni arriva nelle vostre case. No amore, non si trova in edicola, lo spedisco, qui a Procida ce l'hanno le librerie, ma io lo spedisco, va bene, ma veramente ci vorranno 2-3 giorni, non di più, perché a chi l'ho spedito lo può dire, insomma. Allora, che cosa dite? Grazie Enza, grazie. Allora, grazie a tutti quanti voi, veramente di cuore, sono felice di avervi fatto vedere questa ricetta di mia mamma, un'altra delle ricette sue. Questa ci teneva in modo particolare perché ne faceva 20 e più. Facevamo le notti per fare le pastiere, le tortane e tutto, quindi ricordo questo periodo con immenso affetto. E il profumo che emana questo dolce è un profumo dai mille ricordi, dalle mille sensazioni, un dolce forte, un dolce di forte emozioni. E questa emozione la voglio trasmettere a tutti quanti voi. Mi raccomando, fatela e ricordatevi dei sapori di Procida di un tempo e della vostra vita Michela. Io vi saluto, vi lascio una buona serata e ancora un abbraccio, un bacio forte a tutti quanti voi. Ci vediamo mercoledì per la diretta salata, sempre di Pasqua. Ciao Maria! Ciao! Ciao tesoro che mi hai ripresa. E un bacio e un abbraccio forte a tutti quanti voi. Grazie!